Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, voglio farvi il video degli ultimi acquisti regali fatti nell'ultimo periodo. Ci sono diverse scarpe, cosmesi, diciamo un mix. All'inizio avevo pensato di dividere come l'anno scorso scarpe e poi scarpe acquistate nel periodo primaverile estivo e poi il resto. Però spero che non sia troppo lungo. Allora, prima cosa partirei dalle scarpe, visto che ne stiamo parlando. Anche quest'anno ho esagerato, ma è tutta colpa del mio fidanzato, l'ho fatto anche prima. Mi sono ritrovata in questa bolla fortunata in cui ho un fidanzato che ama le scarpe, in generale gli accessori, gli piace fare shopping con me, anche se io odio fare shopping, quindi è più lui una femmina in questo che io. Quindi spesso è veramente divertente andare in giro per negozi insieme a Marco, perché non si scoccia. È strana come cosa, non mi era mai capitata. Comunque siamo passati a un negozio di scarpe a Pastena che vende anche scarpe molto costose, petrulliciose, e vende Vegas, diciamo che è ni costoso, però ho visto le Casa Dei, che tacchi ragazze, che tacchi, sorvoliamo, non le avrei mai indossate. Comunque, gironzolando per il negozio, abbiamo visto questa scarpa, però in beige, ma in beige non mi andava sinceramente. A fianco c'era quella nera che io non avevo, anzi no, io la volevo beige, ma beige c'era il 39. Poi ho detto vabbè, proviamo il 40, perché di nero come sandalo, io mi sono data una regola, ho aperto 10 discorsi, non ne ho chiuso neanche uno, visto la mia folle propensione ad acquistare sandali come se non ci fosse un domani. Mi sono data una regola: per ogni colore che amo, che mi piace, che mi serve, un'alta e una bassa, stop. Al massimo una elegante per i colori neutri, che possono essere il nero, il color carne, gli argentati dorati, ma per il resto due. Quindi io nero avevo già la bassa che avevo da poco comprato e ve la mostrerò dopo. Avevo già un'alta comprata l'anno scorso con un po' di zeppa, diciamo per non elegantissima, anche per un pomeriggio serale andava benissimo. E poi avevo già quella con il tacco alto elegante con i glitter, tutta figa eccetera. Quindi non ne dovevo più acquistare, ma purtroppo le ho messe ai piedi e ce ne siamo innamorati. La marca, la scarpa è di laurabusi.com, è un made in Italy. Allora, è questa, molto bella. Ecco, questa è la scarpa, già l'ho indossata, l'ho portata anche dal calzolaio, è un po' sporca, non volevo mostrare sotto, l'ho portata dal calzolaio per farla ribasare di tacco, così è più comoda, e mettere l'antiscivolo così non mi ammazzo. Praticamente c'ha un incrocio qui e un doppio incrocio qui, con la cerniera dietro. Ops. Il tacco non è molto alto, non mi vorrei sporcare, è un più o meno un 10-11. Sono comode, sono di una pelle molto molto morbida, mi sono piaciute subito e ho deciso di prenderle. Chiacchierando con il negoziante è uscito che da fuori che anche lui giocava a pallavolo, quindi ci ha fatto un extra sconto, c'era già il 30 su questo e mi ha tolto, ci ha tolto altri 20 euro. Quindi una scarpa, come si chiama questa scarpa? Nuovo bellissimo sandalo di Laura, il nome è azzeccatissimo. Comunque non mi ricordo, doveva essere intorno alle 140, scontata 100, alla fine l'abbiamo pagato 80, ma è veramente bella bella bella. Dietro la stilista scrive: le nostre calzature sono il biglietto da visita rivolto a una clientela raffinata, esigente, sempre alla moda, interamente realizzata in Italia con metodi di lavorazione artigianale. Inoltre da oggi, beh, puoi vedere le anteprime
sui suoi social, specialmente Facebook, ma dovrebbe esserci anche Instagram. Vabbè. Sempre per la regola di un colore, un'alta e una bassa, mi mancava, e poi ho scoperto che non mi mancava, una scarpa sul celeste. L'ho trovata su Zalando e ho preso San Marina. Le ho trovate su Zalando, scontate forse del 60-70%, ora non mi ricordo. Giù nell'info box vi lascio di questa che ho preso su Zalando e mi sembra anche un'altra su Amazon, il riferimento online. Dico che pensavo mi servisse, invece non mi serviva, perché purtroppo in questa casa non ho potuto portare le mie zeppe alte estive perché non ho spazio. Avrei dovuto trascinare con me anche la scarpiera e non sapevo dove metterla, quindi quest'anno mi sono dato un pizzicotto sulla pancia e non ho per niente indossato le mie zeppe quando decidevo io. Sono stata in vacanza, siamo stati in vacanza e sono andata dalle mie a prendermi solo le scarpe che volevo portarmi in vacanza e poi ho riportato indietro perché qua non ho spazio. Con gli stivali è stato più facile perché li avevo ancora nelle scatole, quindi nel piccolo stanzino di questa casa a incastro ero riuscita a metterle, ma le zeppe le tengo in quelle scarpiere slim e qua non avevo proprio spazio, non ci stava da nessuna parte. Comunque avevo già un paio di sandali azzurri che vi ho mostrato, non mi ricordo la marca, ma sempre prese su Zalando. Se mi ricordo vi lascio il link, ma sarà difficile trovarle perché sono di qualche anno fa. Comunque girando ho trovato queste in questo color azzurro turchese verde acqua Tiffany, molto carine, con tutto questo bell'intreccio, che è quest'altra parte che va intrecciata alla caviglia. Non sono alte, queste sono un 8 più o meno, con una zeppa, sono abbastanza morbide. Questo è un made in Brazil, tutto questa parte qua è pelle anche dentro e sotto invece è plastica. La scarpa si chiama, il colore forse, Lagoon, è un color laguna, molto carina. Peccato che già ce l'avevo, vabbè, per un po' dovrò stare molto più attenta, mi sono lasciata trasportare dalle emozioni, però sono veramente molto belle, molto comode, non le ho ancora indossate perché le sono arrivate da pochissimo. Prima dei saldi, in primavera, mi servivano un paio di ballerine. Sono passata da Bata, le avevo viste online. E quanto sono andata? Vabbè. Ok, le ho pagate 50 euro, non erano in saldo. E ho preso questa ballerina classica nera. Le ho indossate ovviamente nere, un pochino elastiche perché ho il problema che mi scappa dal piedino, con un fiocchettino e la parte qua un po' lucidina. Sono veramente comode perché hanno un po' di rialzo all'interno, non sono flat come si può vedere da fuori, ma hanno leggero rialzo, quindi aiuterò comunque anche la schiena a... Ah, si chiamano le ballerine, non le avevo notato. Carina perché sotto hanno anche il quadrifoglio. Se solo avessi aspettato forse 15 giorni l'avrei presa al metà, se non al metà poco più poco meno. Comunque non fa nulla, mi servivano perché le altre nere due giorni prima si erano scollate, rotte e le ho dovute buttare.
tante altre le avevo viste sempre su Zalando, ma quando poi volevo ordinare erano terminate, ma mi servivano perché queste sono le nere comode da tutti i giorni e sono già sporchissime ovviamente perché da quando le ho comprate è la scarpa che metto di più tutti i giorni. E le ho trovate sempre scontate su Amazon. Cioè, se riesco giù vi metto sia il link Zalando che quello Amazon se lo ritrovo. Sono molto carine, sono del Panama Jack, diciamo una versione un po', ma sono sporchissime perché sono scesa in spiaggia l'altro ieri, chiedo scusa a Chiedovenia, diciamo una versione carina delle San Francescane, quindi un pochettino di tacco, forse 4 cm, un po' di zeppina, ripeto, scusate, sono lerce, però sono molto comode, ci ho fatto già vacanza a Roma qualche giorno, vacanza culturale a Canosa, e vabbè, a questo errore le sto mettendo quotidianamente, sono le scarpe veramente da battaglia tutti i giorni, stanno bene sotto i pantaloncini, sotto le minigonne, sotto i vestitini, sotto i pantaloni lunghi, tipo il classico pantalone di cotone estivo, stanno bene sotto i jeans, le adoro, stanno bene sotto le gonne lunghe, quanto stanno bene sotto le gonne lunghe. Ok, scarpe finito, non credo che ne acquisterò altre, se poi arriva qualche altro regalo mi terrò aggiornate. Quando sono salita a Roma, pernottato, sono andata a dormire a casa di mia zia e a casa di zia ho visto questa bellissima borsa arancione, l'ho chiamato, ho chiesto se me la potevo prendere in prestito, mi ha detto di sì ovviamente, dovrebbe essere Benetton, fatemi fare un controllo, vabbè, avanti a questa taschina, è un colore arancione stupendo, poi è una specie di cartella, come si chiamano? Buste. Per aprire la parte davanti bisogna staccare questo, poi c'è la cerniera, la comodità fatta borsa e dentro è fatta così. Ha la solita cerniera qui un po' più grande e due taschine senza cerniera e confermo che è Benetton, sì. È molto carino, un bellissimo colore acceso, vivace, mi piace molto. Ah sì, Benetton lo posso confermare anche dalla cernierina. E poi ha la tracolla che si può staccare perché sono due moschettoni. Casa di mamma, io ho un paio di sandali comprati 2 anni fa o l'anno scorso, non mi ricordo, dello stesso colore, ma purtroppo quest'anno non le potrò indossare insieme, sarà per l'anno prossimo, che a casa mia ci sarà lo spazio per tutte le mie scarpe, non le abbandonerò mai più. Sempre a Roma zia mi ha fatto scendere questa borsa della Sartani, un made in Italy. È una borsa personalizzata fatta da un'artigiana romana, bella grande, marrone, questa è più autunnale però, con il manico corto e ha due lavorazioni, due decorazioni fatte a mano dipinte dall'artista, di qua c'è una donna, anche dall'altro lato, sì, anche qua un volto di donna. All'interno ha diverse, sempre la cerniera di qua e le altre due, c'è anche 50 centesimi, che già questa l'aveva usata, soltanto che avendo questi manici così per lei è molto scomoda e quindi me l'ha regalata, comunque. Molto carina, questo è il davanti con queste altre due cerniere che aprono un'altra sacca con il cartellino di identificazione, 210 euro.
La passione per la carta stampata e la ricerca accurata delle immagini tratte da giornali e riviste pubblicati negli anni 30 ad oggi rendono l'accessorio scartami unico e irripetibile. Una lavorazione artigianale brevettata rende la carta resistente allo strappo e all'usura, nonché idrorepellente ed avente un notevole effetto al tatto. Gli accessori sono prodotti in Italia con materiali di qualità. Attenzione al dettaglio, alla linea principale, come i principi di riuso, trasformando così puntini puntini, scarti di carta in arte. Bellissima questa frase. Ok, e quindi mi sono anche regalata due borse a Roma. Quest'anno anche con le borse sono andata bene, ma ne ho anche dovute buttare purtroppo diverse perché si erano invecchiate, non erano più, il pellame si era rovinato ed erano, lasciavano macchie eccetera, quindi le ho dovute buttare. Ok, visto che il solo mostrarvi tutte queste belle scarpe e borse ha trasformato questo video un po' in un video chilometrico, direi di staccare qui e invitarvi ovviamente a vedere il prossimo video dove vi mostrerò gli acquisti un po' più beauty. Giù nell'info box ti lascio la lista delle scarpe con eventuali link che riesco, scarpe e borse e con gli eventuali link che riesco a trovare. Se ti piacciono i miei video ovviamente ti invito a mettere un pollice in su, a iscriverti a questo canale, il tastino lo trovi qui nell'ultima schermata e giù nell'info box. E nulla, grazie per avermi aperta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!